Sarebbe straordinario raccontare la storia di Chiavari attraverso le biografie dei suoi velieri. Ne citeremo solo alcuni dei tantissimi che solcarono i mari. Il brigantino a palo Luigi Araffo, ritenuto uno dei più bei prodotti del notissimo costruttore Matteo Tappani, venne utilizzato sulle rotte dell'Estremo Oriente, Birmania e Giava, suscitando l'ammirazione dei capitani inglesi per le sue eccellenti qualità nautiche e la sua velocità. Nave Maria Raffo, costruita a Chiavari nel 1883 da Matteo Tappani, superbo veliero che portava oltre 2000 tonnellate di merce. Per ben 15 anni fu vero alcione del mare, navigando gloriosamente dal Nord America al Giappone, da Singapore al Madagascar, anche con carichi di petrolio. Sofferse temporali ed avarie, ma arrivò sempre sano e salvo in porto. Fu demolito nel 1900. La nave affezione dei fratelli Dall'Orso, che navigò a lungo verso l'India e le Filippine e fu affondata anch'essa nel 1916 da un sottomarino nemico. Il brigantino a palo Yolanda dei fratelli Sanguinetti, costruito con scafo in ferro a riva Trigoso, su disegni di Tappani, compì traversate verso l'Australia e la Nuova Zelanda e dopo lunghi anni di navigazione fu bombardato da aerei nemici. Nave Saturnina Fanny. Il Saturnina Fanny fu una velocissima nave in acciaio, costruita da Odero di Genova su progetto dell'ingegner Tappani. Fu l'orgoglio della casa armatoriale Raffo e fu forse la più bella nave d'Italia di quell'epoca. Il vento gonfiava le vele. Nel blu infinito. I velieri di Chiavari facevano concorrenza ai clipper inglesi del riso e del tè. E vale la pena di capire, attraverso questi straordinari filmati, chi erano i clipper. Così capiremo anche il ruolo di questi grandi velieri chiavaresi, che, non poche volte, hanno gareggiato in velocità e perizia su tutti i mari del mondo. Con il XIX secolo, i grandi velieri, anche chiavaresi, scivolarono dolcemente nei ricordi. Nacque il vapore e la sua motrice, pratica e potente. Nei colpi di mare... Proprio in quegli anni vennero costruiti i più grandi e maestosi velieri di tutti i tempi, un paradosso che ci viene spiegato dal nostro esperto. Si trattò certamente dell'unica maniera per resistere alla sfida del vapore, ingrandire gli alberi maestri e ingrandire gli scafi per vincere la corsa contro il tempo. L'ultima speranza della grande epopea della vela fu il clipper. Dunque il clipper, il cui nome deriva dall'inglese clip along, vale a dire andare molto velocemente, era tutto in legno. Ovunque. Era una nave fantastica che dava un'impressione di leggerezza e di velocità inimmaginabile. Ogni sua parte era concepita per la velocità e per lo spazio di carico. Siamo alla grande corsa per il tè d'Oriente, per la lana australiana e per il trasporto degli emigranti. È la grande corsa verso l'oro della California e i clipper effettuano in tempo record il passaggio del Capo Horn. Da New York a San Francisco il percorso si fa sempre più veloce, sempre più rapido, sempre più breve. Sulle navi viaggiano i sogni, le illusioni della gente che credeva di trovare nell'oro californiano la soluzione ai problemi della propria esistenza. È la corsa verso la velocità, ma è anche la corsa verso la fine di un'epoca. Evidentemente queste grandi navi, con un sistema di vele incredibile, velature di più di 4.000 metri quadrati, non potevano resistere alla sfida del motore. Resistettero appena qualche decennio, come questo tre alberi finlandese, il Grace Harwar. Eccolo nel 1929, mentre costeggia l'America del Sud verso Capo Horn, trasportando carbone e frumento. L'equipaggio, 20 uomini, che non si facevano illusioni su ciò che li aspettava. Inzuppati d'acqua salata, lottando contro un vento che poteva raggiungere i 200 km orari, vivevano 4 o 5 mesi di supplizi, di cui 2 settimane, come minimo, solo per doppiare Capo Horn. Questo filmato è un documento eccezionale, recuperato da un inglese, Alan Villiers, che a partire dagli anni 20 consacrò la sua vita allo studio dell'impresa dell'uomo a Capo Horn.
Bisogna immaginarsi l'operatore abbarbicato alle cime a filmare questa immagine. Un altro celebre doppiatore del Capo Horn fu il comandante Gautier, di cui rimane una testimonianza registrata. Il Capo Horn, i marinai l'hanno soprannominato l'inferno. È l'inferno dei marinai, perché è quello che l'Himalaya è per gli alpinisti. Certe navi hanno impiegato 80, 100 giorni per riuscirci. Alcuni hanno disalberato e non ce l'hanno fatta. Una nave su quattro c'è rimasta. La Psyché della compagnia Le Chalet, verso il 1903, si incendiò e gli uomini dovettero abbandonare la nave e calare le scialuppe. La scialuppa del comandante fu ritrovata solo dopo 40 giorni che egli passò alla deriva in questi mari tempestosi. Finiti i viveri, l'equipaggio fu costretto a bere la propria urina. Molti morirono di fame, altri impazzirono e alcuni finirono pare per mangiare i resti dei compagni già deceduti. Un naufragio celebre, di cui si venne a conoscenza solo nel 1905, fu quello del Marlborough, una nave inglese sparita senza lasciar tracce 15 anni prima. La nave fu ritrovata alla deriva in una baia dell'isola del Capo Horn. Al timone c'era lo scheletro dell'uomo addetto al timone, sul cassero lo scheletro del comandante e senza dubbio dell'ufficiale in seconda. Nei posti dell'equipaggio c'erano scheletri sdraiati. Cosa sia accaduto veramente è tuttora un mistero. In ogni caso fu a causa di ritrovamenti come questi che si diffusero leggende sulle navi che vagavano in balia del mare, le navi fantasma. Furono costruiti velieri a 5 alberi e a 7 alberi, ma alla fine degli anni 30 di grandi velieri da trasporto non ce n'erano più. Oggigiorno le uniche sopravvissute sono le navi scuola delle marine militari, l'Amerigo Vespucci italiana, la Krusenstern sovietica, la Sagres portoghese, la Belle Poule francese, la Darpo Morza polacca, la Eagle americana. In occasione del bicentenario degli Stati Uniti d'America, queste navi si sono date appuntamento sulle coste del Nuovo Mondo. Quel giorno, gli ultimi grandi velieri hanno offerto uno spettacolo magnifico, perché nelle loro vele spirava il vento della storia. Anche io porto due personaggi particolari, l'Andreata e l'Orisso. Per strada invece, quando qualche porto un riso, qualche di mi dice: ma perché te non dici questo? Ma perché te non dici quell'altro? Perché quando l'altro l'ha detto, mi bello menuto, non so manco i termini tecnici da dire. Allora ho detto: per porto tutti e due in modo che vi fai un po' di contraddittorio tra voi altri. Giusto? Allora, riso e Andreata, parlei. A parola la vostra, cercate di dire ai telespettatori quello che vogliate, sei in contraddittorio, giustamente. No, perché? Beh, no, calma, cavolo, no, so che sei d'accordo con me, la di Pisa, però apparentemente, insomma, so che qualche contraddittorio che... E anche per fare un po', per il beneplaccio dell'uditorio. Ho capito. Questa non la sapeva, già pazienza, questa non la sapeva ancora. Ma lì, benissimo, allora, che è la televisione? Allora, non stiamo a fare tutte figure, Querele non stiamo a fare. Praticamente questa trasmissione, il comandante Andreatta la vuole un po' dedicare a tutti i santi, non solo del Ciave, ma da Liguria. Giusto. E diciamo anche dell'Italia tutta, per Sant'è che in mezzo a mille difficoltà, poi spiegherò perché ha difficoltà, sono riuscito a fare delle navi bellissime, delle quali purtroppo non è rimasto niente, perché una volta è che mi incasso sempre, non si riesce a tenere una nave vecchia da mostrare al pubblico, i pigi e demolivano, quelli che non finivano in tiscosi, io demoliva e ti lamenti e non teniamo anche i fegioni, ti vedi che qualche dio che ci interrompete si può il vecchietto dove lo metto? Prima di fare questo elenco, che il comandante Andreatta ha fatto questo elenco e che la produzione, diciamo, di questi bravissimi e grandi costruttori e anche piccoli, sì. Grandi pur essendo piccoli, precederò un attimo, farò due discorsetti su,
sull'attrezzatura velica, di modo che poi la gente parla senese, mi piace, che fa finire che... le frasi importanti si dice in italiano. quello sì. Me l'ho sempre detto. Okay. Allora, coraggio. Anzitutto andiamo un po' a vedere quelle specie di piramidi di veglie che c'è in giro. C'è gente a vedere, capisce guai. Fa anche bella figura, meravigliosa. Praticamente tutte le velature, tutte le grandi navi sono venite fuori da due tipi di veglie, gia. La veia aurica, che è quella triangolare oppure più piccola, sì. Che va al porto delle chiavi, vuoi vedere perché tutte le barche di voi hanno veia triangolare. Yes. E poi è la veia quadra. Da combinazione di queste qui, del numero di erbui e di tutto quanto, da fuori a questa miriade di tipi di navi. Allora, la nave più importante, infatti in italiano si chiama nave, allora, la nave con tre erbui e tutti quanti con veia quadra. I nomi le hanno Trinchetto, Maestra, Mezzana. Sì. E questa era proprio la tipica, infatti si dice nave. Poi la nave può essere un po' più curta e tenere due erbui, allora si chiamava Brigantino. Dall'altra parte invece con queste veie auriche così che è a goletta. Sì. A goletta poi aveva due erbui, tre erbui, quattro, cinque. E poi che ha le barche che per me li hanno e mezzo, e ci usa anche, che li hanno combinazione di queste veie. Per esempio che è il Brigantino Palo, che ha due erbui, due veie quadre e un palo, perché quando i casunzei vanno in erbi, io chiamavo chissà perché, palo. O gaia veie auriche. Sì. E poi che è a Regina, che personalmente a mio non mi gusta, ecco. Però sopra la mia opinione conta poco, si dice diffusa, che a se c'è barco bestia, ovviamente, perché insomma, perché una volta i nostri veggi, che sapevano in inglese così, un po' a spanne, e un best, dato che è bestia, la barca migliore, più bella, gli chiamavano bestia. Bestia. E siccome me barba, un cacchio in cui ci chiamava Emeriche. Emeriche, va bene. Adesso un po' quell'aus li ha scordati. Sì. Ecco. Allora, praticamente in queste navi avevamo allora il Trinchetto Maestra Mezzana con tutte le vele e in genere ghia sei veie. Sì. Per ogni erbo. Se vengono la mia e veglie dell'antichità, ma mica tanto antiche, i vascelli, sì. In secolo prima, vi ha tre veglie. Chi che ne ha sei? E perché? Perché a parte la veglia bassa, sì. Che saliva dell'erbo davanti, si chiamava Vela di Trinchetto, poi se no si chiamava De Maestro, si chiamava De Mezzana, a parte questo, è veglie di dato, che le ha difficili, le ha grosse, e le vale, lei è una cosa terribile. Tremendo, sì. Allora gli divide in due. Per esempio, in ta primo erbo, che è l'erbo del Trinchetto, che è aveia del Trinchetto, e poi che è aveia del dato, e aveia del dato, che le hanno divise in due. Ho capito. Prima si chiamava parrocchetto fisso, sì. E l'altra parrocchetto volante. Ho capito. De dato che neanche un tre piccine, divise in tre, perché? Perché si sanava in erbe, ci si balava e ci praticamente era meno. Allora che è velacino contro velacino, no, velacino fisso, velacino volante e contro velacino. Okay. E hai un finito, eccoci tutte quante. Come si vede, dunque lì che ne è cinque, vabbè, cinque, se vai a occupare. Ecco, se vede invece, mi penso che sia Joe Preussen, quello lì grosso, Low Preussen, praticamente in tu Preussen che ne ha 6, invece, perché insomma, la nave non mi pare, o hanno visto sbagliato o meno, ma avevano 60 metri, o anche di su. Tante, insomma, tante. Già, quando la nave rullava un po', mi non so quella povera gente qua fa, perché stava in marciapè, con lo stomaco, a Rembo, al Penum. Ecco, e questa è un po' la nomenclatura. Adesso in genere noi vediamo nel filmato delle grandi navi con le velature quadrate. Sì. In questo momento, per esempio, c'è una nave a palo. Perché nave a palo? Perché ha tre erbui normali a veie quadre e poi che è un quarto, quello è un palo. A cosa servivano le veie quadre? Le veie quadre servivano come?
perché praticamente da secoli ormai, dai tempi dei portoghesi, i là hanno trovato le famose autostrade del mare. Addirittura. E chiamavano, no, siamo un uovo così, l'autostrada Guinea. Cioè cercavano di pigiare gli alisei in modo tale che avevano sempre un vento, o de pupa o mezzo o attraverso. Ah, capire. Perché mi pa che... Ti solitavano un vento, insomma. E per forza, o mi venivano da riva, pensare a quelle navi per delle bulinà, mi venivano in stupun da riva. Cioè, praticamente sì, tirando giù le vele quadre e usando solo le veie d'estralu, praticamente riuscivano a, a rimontare il vento, ma non è il modo di dire. Ho capito. Tempo, ma oh, se posso dire qualche parola. Sì, perché l'ho visto, perché fede un contraddittorio. In genere lei, appunto. Giusto. Dimmi, padre. Un pigia un po' sopravvento, non te ma io l'ho riso, facci pazienza. Allora, prima di tutto devo un po' contestare il fatto di dire che esistevano solo tipi di vele, perché le vele erano tre tipi. C'era la vela quadra, la vela latina e la vela aurica, che spesso uno confonde vela latina con aurica, che sono due cose diverse. Ma a volte, diciamo, spiegando magari a dei profani, si possono anche accomunare questi due nomi, questi due tipi di vela. Poi voglio dire questo, che l'amico Stefano Risso, che è veramente un personaggio che parla senese, ma quei tutti amici intimi, i sa anche per ragioni belli che lui è nato a Taranto. Difatti sulla carta d'identità che è scritto nato a Taranto. Cerco di cancellare. Oh, non è che questa assegge in Amazzonia. Neanche Taranto è la più grossa base navale italiana. Insomma, sì, però, insomma, Taranto non è certo Iscogi o a Liguria. Boh. E allora, voglio dire che, tra l'altro, tutti i suoi parenti che li hanno persone di eccezionale diciamo che bravura in tu trattare legno, e li hanno tutti chi l'hanno travaggiato in ti cantieri di Scoggi, oppure anche in te quello della Vagna, oppure anche in te quello del Recco addirittura, ma specialmente te quello della Vagna. Se nonno o le ho famoso Stefano Risso, così ci chiamiamo come lei, ma io ci chiamiamo Pedrin. Un Pedrin Tropacciapi, ecco, un Tropacciapi li ha suo nonno e li ha un po' come lei, tipo come lei che udiva. Quello è un complimento. Li ha tanto bravo a trattare qualsiasi cosa che fosse, specialmente il legno, che tutti che venivano dei travaggi da fare, li ha bravo, udiva dei sui a tutti, poi finiva. No, niente. Ma quasi niente. No, quasi niente. Quando le mancò la cantina piena di roba. Il finiva. Poi che ha Barba, con Luigi Risso, quello famoso Scruscin. Io chiamavo Scruscin perché aveva una nugetta spurgente in te scarpe e quando si metteva le scarpe da domenica che scrusceva sempre queste scarpe. Poi che ha Ucialan è un famosissimo che ha fatto più che Mestru Dascia, o anche ha fatto Ucialan, mentre invece ho scruscino lì in Mestru Dascia. E Ucialan lì ha sempre fa anche rima con Goto Umano. Oh, difatti lì in tuo museo con le meravigliose statue, con la fete uniti, che fanno parte ora del museo Marinaro, e Ucialan la rappresentò con Goto Umano. Con una cosa straordinaria, queste statue che ha fatto lui, che rimarranno per sempre in questo museo. Sono statue di una semplicità estrema, ma di una scenografia eccezionale. Sapà chi parlo. Però lei con quattro tratti ha questa grande padronanza da matita, o do carboncino o do pennello, e lo fa veramente di capolavori. Poi che altri due barbi, uno è particolarmente cao perché è Bartolomeo, detto Cachin, Bartolomeo Risso, detto Cachin, il quale le ha specializzato in navi in bottiglia e le ha anche navigante. E poi che ha un terzo, un mamun, che è morto però a 21 anni appena bronco polmonite. Ecco, questo background con galenta parentela, poi l'hanno detto, diciamo che si è evoluto verso anche i tempi, e suo papà purtroppo, al comando da Terpidinea Palestro,
Luigi Risso, che anche intitolò a strada via Luigi Risso, è morto un tensiluramento del 1940 nel basso Mediterraneo. Allora, questo suo, diciamo, background, che ho voluto un po' parlarne perché è interessante sapere anche da dove provengono le persone e che origini hanno. Questo DNA, lui indubbiamente non è un navigante perché è un ingegnere, però ce l'ha. DNA, e poi ho preso un oggetto di scruscinco, allora e poi ha questa grande dote che è a memoria, perché a memoria Google Uniti te dice mia 1982 e a Barcellona un ristorante Thai d'Italia ho mangio questo e quell'altro, che mi non mi ricordo manco quello che ho mangio, invece lei si ricorda ristorante per ristorante, quando insomma poi va bene ciò che ho mangiato ciò che ho, veramente straordinario un racconto di questo. Ora, queste navi, noi perché siamo a volte un po' diciamo in discussione? Perché lui pensa che i grandi velieri siano esistiti soltanto al nord, ma al nord, secondo me, facevano dei velieri, che erano i famosi clipper, che dovevano prima di tutto avere la velocità, e dovevano essere veloci. Perché? Perché dovevano appiggiare il riso, dovevano appiggiare il tè e dovevano portarlo sempre per primi. Allora avevano il cosiddetto coefficiente di finessa molto accentuato, ed effetti i feiano molto stretti e lunghi, con una prua stellare, perché dovevano fare da gran velocità. Invece i velieri che l'hanno costruito in Liguria, anche in Italia, avevano altre caratteristiche, dovevano portare più carico, e perciò a volte in ulean, diciamo che affinei come struttura nautica come i velieri del nord. Poi, logicamente, Leo sa benissimo, ma il tipo de veia o le cangiò da quella tipo alare, perché poi si è scoperto nei tempi moderni che le vele che hanno più efficienza sono quelle non larghe e grandi, ma sono quelle, diciamo, che hanno il profilo di un'ala di aereo e sono molto alte. Difatti lo vediamo ora nelle varie coppe che fanno America, eccetera, lo vediamo perché hanno queste imbarcazioni da regata, tipo Luna Rossa, eccetera, hanno delle vele altissime, perché questa sezione alare delle vele è quella che ora, diciamo, va de più perché diciamo che tecnicamente è la più efficiente. Ecco. Oh. Allora, le nostre, diciamo, discussioni sono sempre poi un po' anche tecniche e anche, diciamo, simpatiche, vorrei dire, no? Perché lui sostiene una cosa e io ne sostengo un'altra spesso. Ora, lui, che ha una memoria non indifferente, eccetera, e si ricorda magari più di me tutti questi nomi che vediamo anche qui in questi disegni, diciamo, dico tutti. In questi, ecco, mi magari mi devo un po' studiare a memoria. Però lei vuoi sapere più. Poi parliamo un po', e chi gli dà la parola a lei, da tecnica costruttiva che esisteva sia in i cantieri italiani, dimmi che non parliamo solo di scogli naturalmente, sia in i cantieri invece del nord Europa. Perché lei le fissò anche un po' con i Galeuin, con Nelson, con i Vichinghi, insomma, invece chi avevamo un'altra cultura. E tra l'altro, insomma, come forse avevamo visto in un tuo filmato all'inizio, spesso i clipper, chiamiamoli anche clipper, liguri e anche chiavaresi, l'hanno detto e peie a tante navi del nord Europa che arrivava anche prima. Parlo di Saturnina Fanì, parlo di Maria Raffo, parlo di Luigi Raffo, sono tutte navi che straordinariamente belle anche a vedersi, però non avevano questa coefficiente di finezza accentuato come avevano magari i clipper inglesi, per le ragioni che ho detto. Posso fare una parentesi? Però siamo scordati lì che ho riso la geopotito tutto il mondo, anche questo, quindi adesso la sua esperienza probabilmente. Ho visto le grandi giunche.
feia do poliuretano, l'antipoliuretano, un settore navale. Ma che no? Prima una Vigo, poi l'Accademia Navale. No, vengono molto da roba ai cantieri navali. No, te devo dare una chicca, che forse non ti ha sé, perché non le vea, scusa, non ti ha sé perché mi va a guindare in tutto tempo. Che se già aveva aurica e aveva latina, aveva aurica è figlia da aveva latina, ti spiego perché. Però che? No, è diversa. No, aspetta, questa è la poppa di una nave. In ta poppa di quelli galeui, che ha sempre aveva latina. Perché serviva, questo che era vero, latina. Vediamo, questa qui, alle ore, quella vera latina. Si vede bene, ecco. A un certo momento, per delle manovre, dato che vedeva sempre sui erbi, che dava fastidio. Sì. Allora qualcuno la pensò, ma cosa che fai? Le fai tutto su quei chi, ma tu la vei aurica. Io avevo fatto un tocco da dare, giustamente. Allora, però, se amiamo i quadri, che è molto dei quadri che mostrano stucchi, e in molto dei quadri, cioè un penun grosso da vei latiga, e in molto dei quadri che mostrano l'aurica. Per esempio a Victory, a Casa Laurica. Allora, perché tanti tenevano questo? E chi è proprio una spiegazione semplicissima. Certo. Io tenevano sta roba qui perché è l'unica verga lunga che aveva in tuo caso se riempisse in penun. Ho capito. O che serviva come tocco del cangio. Ho capito. Po' un penun. Ecco, questa è una novità. Ti vedi che se ne impara sempre qualche cosa. È verga secca. Ecco. Allora, legno. Da quando l'umanità ha cominciato a prendere un po' di possesso dall'acqua, la pigiò il legno, perché ha l'uva ferro, no? Ferro. Pensa un po' che ammiragli già fin dal 700 dicevano che non volevano navi di ferro perché il ferro non galleggia. Proprio testa dell'ammiraglio, che non se la prendono ma le vea così. Allora, morale, si usava il legno. La tecnica è stata la stessa per anni e anche un'ova. In Tigussetti se che qualche giunco fa che neanche? No, è che la lavagna anticanti della lavagna, allora, che è sempre, passio per esempio. Sempre la mesia. Allora, chi è? Che è un figlio Francesco che fa anche un Tigussetti. Chi è? Ah, sì, ma poi proprio... Che ne sa di altri che non conosco. Allora, chi è? A chigia. Quello è un tronco lungo, non abbastanza perché chi ha le palelle. Poi, chi è? Un parmesano. Questi due tronchi di legno, perché lunghi per tutta la nave, per tutta la chiesa, si serravano che cose? Si serravano un madiere e ordine. Gli è bloccato poi in tuo mezzo. Ecco come la nave. Che le pisà, mi pa, sì. Esattamente dal corpo umano. Sì. Sto chiuso Eva. Saieva la spiga dorsale e stichi su che questi giorni. Infatti mi ho sempre detto, e speriamo che non ne capita mai, che quando io si rompo una costigia, come rompi in ordinata, una quernea, praticamente si ripara. Sì. E quando invece si rompa a chi già... Appena lo fasciame. Sì. Ecco. Se puoi dire. Allora, chi, a cosa servivano questi? Non è un errore, eh? Questi due affari, questi due tacchi, servivano per l'invito della prima tavola di fasciame. Che si chiamava Torello. Torello, bravo. Eccolo qui. E chi è stato? E avanti così. Ho capito. E così che la nave. Invece quello che va su, non l'hai detto, si chiama madiere. Questo è il madiere, il quale poi si rompeva qui e qui si attaccava l'altra, l'ordinata. Era tutto a pezzi. Tutto a tocchi. Va bene? Ho capito. E questo è stato per secoli. Anche un'uova se ti vede dagli artigiani sì, e ti vedi a barca. Cosa così, tutta taggia così, allora anche una volta. Allora è tradizionale. Sì, o che sai ho parmesaccio piccino. Infatti in inglese, che usano le parole tante volte tecniche, o parmesaccio, io chiamo Kilson, sì. Che vorrei dire figlio della chiglia. Cioè okay. È qualcosa che fa parte di fischio. Poi cosa le veniva? Le veniva il fatto che chiama qui, l'ansavio, che se si mette e querne di metallo, sì. E portano via meno spazio. Se guadagna, sì, perché le hanno piccini, a parità di sforzo. Giusto. Praticamente che succedeva? Succedeva che ti guadagnavi un 10 o 15% e armato io via te. Trasporto, giustamente. Allora,
Fuori la nave era sempre la stessa. Qui c'era la chiglia, qui c'era il fasciame esterno. Ma internamente... E qui, uguale, defua, era sempre uguale. Invece dentro, via. In una struttura metallica, con un brinè, eccetera, eccetera, e poi ghia praticamente, che poi esse anche un parmesan con del dato. Esatto, qual era praticamente questo tipo di struttura? Ho capito, quindi... Allora, però io non vedeva niente, vedeva tutto legno. Però come ne parlava, sa, perché ogni tanto quando parliamo anche di queste cose, non solo, non è solo in trasmissione, ne parliamo e è cominciata una brutta cosa. Cioè, l'introduzione del metallo a bordo. Ecco, giusto. E lì con metallo, con quelle pile lì, di quello lì, non de volta lì, cosa è successo? Non so. E lei l'ha detto: se mettiamo dell'acqua acidula, in contatto con due metalli diversi si forma una corrente. Sì, ma il metallo si mangia. Quale si mangia? E che è una scala che si chiama De Nernst. Camusta, i metalli che sono dal cio elettronegativo, cioè da quello che c'è del materiale, a quello cio elettropositivo, con quello che risente. Il cio elettronegativo voleva magnesio. Quando mi travaggiavo, avevo la sfortuna, cioè di travaggiare un po' in raffineria a spesa, per evitare la corrosione, usavano i blocchi di lastre di magnesio, che ha un grosso difetto. O se consuma veloce o doppio di zinco, e costa almeno 4 volte. Quindi la gente per risparmiare un po' mentre usinco serve usinco. Però se posso dire una parola, voglio dire che prima di arrivare al metallo, le barche del legno hanno avuto un sacco di problemi con le famose terredini. Cosa le hanno le terredini? Le hanno di vermi che si formavano su terra e le hanno a mangiare le chigie, tanto che le chigie si sbriciolavano. Allora cosa le hanno cercato di fare i costruttori? E tante navi sono sciortie così. L'hanno fasciato proprio tutto lo scafo, l'opera viva, quella che sta su Tegua, se chiama opera viva, fasciala dei lamierin di rame, in modo da evitare che queste terredini l'andessero a mangiare. Ma le navi si rompivano i denti, però. L'andavano a mangiare un legno, perché sono terribili, mi lo disse anche chi devota in qualche barca da riporto, e sono di vermi grossi. Grossi come Dio, no? Fanno anche abbastanza lunghi, chi fa le gallerie a un certo punto acchiccia un legno se spapole. Allora, prima di arrivare a quello che dice giustamente Uniti a costruzione in ferro, è stato questo passaggio, fasciare l'opera viva di lamierino di rame e poi invece passare al metallo direttamente, cioè prima c'è stata quella transizione mista, metallo e ferro. E poi direttamente se passò o ferro prima chiodato e poi saldato negli anni molto più recenti. Però per quanto riguarda le correnti galvaniche vorrei che ne parlasse un po' l'eco e magari parlando tranquillamente, però cosa capo seguì questa trasmissione perché gli altri non abbiamo tanto tempo, quindi ho visto che cominciò bene, non sei manco stai tanto polemici, veramente pensavo che fossi ci polemici, ma a gente capisce che sei veramente dei posti di scienza, inizia l'argomento, no, la verità sono quattro cose, non è giusto dire, comunque non è che sei siamo di appassionati, ecco, però sei di appassionati che di elementi da dire. Ve, non come ho sentito Dio, sentito fa, no, voi altri questi elementi che pigio, i sono veri, cioè se vengono a fare un contraddittorio, una veste qua pimento sacco, perché non puoi dire niente del contrario di quello che hai detto voi altri, capisci? Veggio di anche una cosa, ma di tranquillamente, che anche prima che dà la parola a te correnti di Galvani, che mi sono scordato prima. Quando nel 1865 Francesco Gotuso è morto, che lo chiamavano Mastro Checco, che veniva da Recco, perché a Recco l'hanno costruito, poi Omà che portava via le barche, allora sono veniva a Ciave dove c'era più spiaggia fino a perlomeno a 1821, quando Omà poi la cambiò tendenza, la cominciò a avanzare invece che a diminuire.
Quando Leone è morto nel 1865, a Scoggi, aveva 9 velieri in costruzione. Ora, per dare travaggio a 9 costruzioni, lì che ha centinaia di persone, cioè noi altri ricordiamo i Scoggi come l'epoca rispettosissima di Pescoi. Ma prima dell'epoca di Pescoi, che è stata questa grande costruzione navale che ha avuto l'apice ai fini dell'Ottocento e poi logicamente, andando ai primi del Novecento, anche nel cambio di tecnologia dal legno al ferro, insomma, si è spenta. Però a Scoggi aveva 9 velieri in costruzione, vi puoi immaginare quante gea travaggio gea. E non solo, i signori di Ciava, che hanno fatto i nomi, ho scritto un libro, non è che me lo sono inventato, quando dovevano venire ai Scoggi, che venivano a Mavoentea perché lo ritenevano un rione poco elegante, che è scritto. Poco elegante perché era pieno di questi lavori, di queste maestranze che bisognava dare il medaglio d'oro ai discendenti per quello che hanno fatto i nonni di questa e i bisnonni, e venivano solo in occasione dei vari, venivano in carrozza, scendevano dalla carrozza, guardavano il varo, poi salivano in carrozza e se ne andavano. Ma i Scoggi, i signori non venivano mai. Alla periferia, quasi lo consideravano un rione quasi malfamato. Ecco. Voi che vorreste andare tutti a stare, Scoggi, no? Ti vedi che coraggio, mi però, amico. Specialmente sì, quando speriamo che riusciamo a riforma. Posso dire una frase? Però bisogna che ritorni, perché non abbiamo già tanti tempi. No, però vi dico questo, o Castello. Resto a e sì, ma vai in gaffe. La prossima volta parlo. No, dico solo una cosa, sì, basta dire, che dire, è dire. Tragica, perché sì, allora, sì, finisce un po' tipo opera verdiana di quelle tragiche. La costruzione in ferro, che andava benissimo la fondamento, questo, i problemi, ma non è? Alla coinciso con la morte da Chigia. Okay. Cioè la protagonista, la spina dorsale della nave, verissimo, la nave meravigliosa con la sua chiglia eccetera eccetera, a chiglia e sparì. Quindi praticamente questo ne diemo dopo, perché lo riuscì a dire così, perché prima che sto in appendice così, poi un certo momento, ma cosa vuol dire quello Beigun lì? E la famosa chiglia piatta. Giusto. Telespettatori, ove si è reso conto perché ho portato questi due personaggi? Perché un castello si interessa delle nostre origini, delle chiavi, quindi gli altri, parlando delle navi, delle barche, Ilam esaltò le origini delle chiavi, cioè e dalla vaglia, di queste cose, chi dove fanno queste barche? Cioè, le nostre origini sono anche non soltanto perché favimo di coi, perché via la roba, di frutta e da verdura, che anche di costruttori, che anche di quelli che sono nel mondo. Sono sorve tutte legate al mare. Giusto. E i Chaven sono diventati tanti, anche ricchi, come diva Tapani, percorse. Poma. Pou Kessu e Pou Remu. Giusto. Cioè, un Kessu l'intendeva l'agricoltura, eccetera. Pou Remu l'intendeva navigatori, emigranti, eccetera, che hanno portato anche poi benessere anche diciamo un Ligure a Chiavari, perché poi tornavano questa gente e lasciavano anche delle eredità di soldi, insomma, per il comune, giustamente, allora cu Kessu e cu Remu, come diva Tapani, Chiavai alla viu molto da umà, o magari vabbè, un po' meno. Tante volte mi insomma è un po' un giro e che dico, se parla solo di Masini e Garibaldi, ma vabbè, ma che è anche un'altra cosa. Però noi altri dobbiamo essere grati a questi due personaggi qui. E mi riprometto di riportarli, perché penso che continuo, non sta polemica, ma questa cronistoria di quello che sto in una volta a Chiave, di quello che sto alla bagna, di cosa sto a Rivea. Perché in fondo, insomma, se siamo chi, se siamo in tuo mondo, siamo proprio per questi vegi, chi l'ha fatto queste barche, chi l'ha, sono in tuo mondo, l'ha portato Chiave, Lavagna e arrivi in tuo mondo, altrimenti se riusciamo a stare come tanti posti dimentichi che sono venuti per altri motivi, dico bene,
In ogni modo, mi riprometto di riportarvi, telespettatori. Non ho manco tempo di dire due proverbi a poesia, perché è un passo oltre i limiti. Però, prossimamente, ho il riporto, perché vedo che non questa polemica, ma questa di aprile che continua, in modo che vogliate sapere qualcosa di più della storia di Chiave, della storia della Rivea. E intanto vedei che ogni tanto che qualche contrasto, perché uno dice che aveva le cuscì, l'altro dice che aveva, però sono contrasti che insomma la ricchezza a nostra cultura. La prossima volta potremmo parlare di tipi di legno che si usano, di erbi. Non mettiamo limite a provvidenza, per piacere, perché le ule veramente preparonte queste cose, perché la ma te preparo anche te, eh? Insomma, qualcosa preparo anche me, te preparo anche te, uomo di veramente qualcosa, e i telespettatori sono interessante, e ricordare qualcosa con l'ha detto poi o benessere a tutti i nostri, giusto, attraverso questi nostri antenati. Comunque lo finì a Bemi la morte della Chiglia. Mi raccomando, telespettatori, mi ringrazio a nome mio, a nome del Castello, a nome dei telespettatori. I santi qua a mano sono tante polemiche. Però mi riprometto di riportarveli, perché veramente mi pare che merita. Mi scuso se ho perdere un po' di tempo, spero di non avere noioso, ti donano bene, spero di rivedere martedì sempre a stessa ora. Signoria. Grazie.